Luca capitolo 10, versetto 38, dice così l'Evangelista Luca: mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria, e Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Guardate che tipo di scelte che hanno fatto queste due donne, scelte, diciamo oggi, dico un po' responsabili, perché qua non parliamo di due donne in cui si stavano trovando in un momento in cui Gesù non c'era. Alla fine uno, volendo, poteva dire: io ascolto il Signore, come fanno alcuni, e come tante volte ho detto, a volte diciamo, mi viene da riflettere quando a volte sento persone che dicono: io, a me il Signore è l'unico che mi guida, io ascolto solo la voce del mio sommo pastore, come se Dio non si manifesta attraverso i ministeri che gli ha dato. E Dio si manifesta, fratelli, perché Dio quando parla, mica parla che c'è una voce dal cielo che sentiamo. A volte capita, se non siamo persone che leggono la parola di Dio, che non ascoltano la parola di Dio anche quando veniamo insieme in chiesa, a volte può capitare perché siamo in vedi che Dio può parlare attraverso un sogno, una visione, ma noi sappiamo che questo modo di parlare Dio lo fa con i servi, non con i figli. Con i figli ha un rapporto più diretto, così come era con Mosè che parlava faccia a faccia, mentre con Aaron e con Miriam, che non erano stati chiamati a quella funzione, Dio parlava con sogni e visioni. Mentre noi, diciamo, quando viviamo da figli, con Dio abbiamo un rapporto non di servi ma di figliolanza, e quindi il parlare di Dio con noi è diretto, ma io direi più che solo verticale, io direi orizzontale. Perché noi sappiamo che Dio ha dato i ministeri per il perfezionamento della Chiesa, quindi pastori, evangelisti, apostoli, e a volte noi pensiamo che senza di loro possiamo andare avanti, e io c'ho il Signore che mi consiglia, come a volte mi è capitato di incontrare le persone, quando ho cercato di dare anche dei consigli come pastore, cioè davanti mi hanno detto: ora aspetta che ora io prego il Signore, vediamo cosa mi dice, come se alla fine stavo parlando con un bingo pallino. Cioè io dico: ma scusa, ma chi è il tuo pastore? No, è il Signore. Io lo dico sempre, quando una persona dice: no, il Signore è il mio pastore, come se noi come se noi il nostro pastore non fosse lui. Anche per noi il Signore è il nostro pastore, ma è anche vero che Dio ha posto delle autorità, e in base alla sottomissione e l'umiltà che noi mostriamo nei confronti di Dio attraverso anche i ministeri, con tutti i difetti che possono anche avere, Dio ci benedice. Ed ecco che parla, stava camminando con i suoi discepoli verso, era qui Betania, e Gesù entrò in questo villaggio. In questo villaggio abitavano degli amici di Gesù, non si sa se erano parenti, ma Gesù usava al solito andare in questa casa, sicuramente perché aveva trovato accoglienza. Forse erano gli unici che ospitavano Gesù, e non solo, ma anche i discepoli non gli davano fastidio. E guardate che ospitare Gesù, fratelli, voleva dire mettere la casa sotto sopra. E che voi immaginatevi Gesù con i discepoli, voleva dire cucinare per tanti. Quindi la casa che si sporcava, immaginate tutte queste cose qua. E Marta, che era quella che ci teneva, certamente era molto affaccendata e preoccupata, al punto che doveva cucinarci giustamente a Gesù, e non è poco, quindi aveva tutti i motivi di dire: Signore, ad un certo punto a Maria ha detto: Signore, cioè rimproverò anche Gesù, e Gesù era lì sul posto, si era permessa di ripetere a Gesù per dire: Signore, digli a mia sorella che mi aiuti, perché io qua devo cucinare, giustamente. Quindi, e qua parliamo di cucinare a chi? Al maestro. Quindi guardate che servizio, come molti potremmo dire: io voglio servire il Signore. Ma prima del servizio a Dio c'è l'adorazione. Tu non puoi servire Dio se prima non hai adorato, se prima non hai ascoltato quello che Dio vuole. Tante volte noi ci facciamo influenzare da scelte che sembrano buone,
ma possono essere buone fino a quando non c'è qualcosa di migliore. E io dico che il Signore per noi ha riservato un vino migliore, altro che buono, che a volte noi diciamo no, questo è buono fratello, è giusto che facciamo queste cose prima. Aspetta, aspetta Marta, prima di muoverti, prima di parlare, prima di rimproverare il Signore e anche a tua sorella. Ascolta, cosa fece Marta? Si era permessa di rimproverare prima il Maestro e poi Gesù, come fanno tanti, che invece di comprendere qual è la volontà di Dio si fanno prendere a volte anche dal servizio. Io tante volte ho sperimentato questo nella mia vita, che mi sono fatto, come dice, anche prendere. Poi con l'esperienza uno, come dice, impara, perché è una cosa, vedete, quando uno sbaglia una volta, il problema quando tu hai a che fare con la realtà o quando la tua vita sbaglia sempre, lì allora quando diciamo che una persona non è matura. Perché noi non possiamo qualificare il servizio di una persona per un solo momento. Sicuramente Marta si fece prendere, da questo vogliamo imparare, dalla situazione, ma poi nella seconda volta in cui ospitò Gesù non parlò, stette in silenzio perché aveva imparato a sottomettersi. E in questa occasione che vediamo che Marta veramente non è che dice a Gesù quasi quasi, io c'ho il mio pastore, che mi Dio che mi parla e quindi mi guida. Lei no. Marta si fece prendere dalle faccende, invece Maria che fece? Maria fece quello che è giusto fare. È scritto che quando Gesù entrò, lei non aiutò sua sorella, e quindi potremmo dire, ma che, non vuole servire il Signore? Sembrava apparentemente una spascinata, diremo oggi. Ma invece aveva capito Maria che davanti non aveva un pingo pallino, uno come tutti gli altri, come molti avevano pensato, che lui era, sì, era un maestro, era un profeta. E Marta, sì, si era resa conto che lui era anche il Signore, infatti lo chiamò Signore, quindi aveva un concetto abbastanza, dire Signore a Gesù, ma Maria capì che era qualcosa di più grande che aveva davanti, e quindi sapeva chi era Gesù, e sapeva che quando lui parlava non era la parola di un uomo, ma era la parola di Dio. E tu come lo fai a vedere? Perché Maria stette in silenzio. Tempo fa, vi ricordate quando io ho detto, di solito le donne sono quelle che parlano sempre, parlano, parlano, e tante volte nelle loro parole tanto di bello, ma a volte tanto di non bello. E quindi guardate come il cuore di Maria si era calmato, al punto che non parlava. Io credo che questa è l'attitudine di una donna che è veramente soddisfatta di colui che è accanto. E quando noi abbiamo accanto il Signore e lo realizziamo nella nostra vita e gli permettiamo a Lui di parlare, non hai più niente da dire, perché tutte le risposte della tua vita sono state esaudite, o no? Qua parliamo del Signore. E Dio ha posto le autorità anche nella Chiesa, che a volte alcuni dicono il Signore parla a me in un modo particolare, ma il Signore si usa sempre dei ministeri. Io tante volte lo vedo, le persone che sono prese dal servizio da chi veramente vuole adorare Dio, che ti ascoltano, e possibilmente mentre uno parla, invece forse di venirti di risponderti, no Signore sai meglio, facciamo questo, parlano, e tu lo vedi là, vedi il livello di sottomissione, di umiltà che hanno davanti a un'autorità, che tante volte noi diminuiamo le autorità a posto di Dio. Noi è vero che noi innalziamo l'uomo, ma nessuno deve abbassare ciò che Dio ha innalzato. E quando c'è un dono che Dio ha dato alla Chiesa, noi lo dobbiamo stimare e apprezzare. Non dico che uno deve stare zitto, però io dico che quando c'è un'autorità che parla da parte di Dio, cioè ci rendiamo conto, dobbiamo stare lì attenti a dire, Signore cosa vuoi dire? Perché sicuramente lui è uno strumento che io riconosco. Quando le persone ti riconoscono come figlio di Dio, non ti dico come autorità, come figlio di Dio, ti ascoltano. Gesù lo disse, le mie pecore ascoltano la mia voce, quelle che non sono mie vanno avanti. Gesù ha detto, chi le mie pecore non solo mi ascoltano, ma mi seguono, che vuol dire stanno dietro di me, non vanno avanti e cercano di fare quello che il pastore dovrebbe fare, o no? Le pecore stanno dietro e seguono il pastore, perché sanno che hanno bisogno di dipendere da lui. Anche se le pecore danno il latte, danno le pecore, però sanno che hanno, che il pastore ha una funzione che loro non sanno. Tempo fa abbiamo parlato che le pecore sono mie di natura e quindi hanno bisogno di essere guidate,
perché a una certa distanza non vedono più, e quindi se non hanno questa umiltà che ce l'hanno le pecore di sottomettersi al pastore come se Dio l'avesse creato manco farlo apposta, loro non si perdono. Invece a volte che si fa? Alcuni vogliono andare più avanti di quanto dovrebbero, più di quanto dovrebbero andare. Io direi hanno una vita esuberante, cioè vogliono fare un passo più di quanto dovrebbero fare, e quindi poi che fanno? Si trovano sempre allo stesso posto, non crescono mai, non vanno mai avanti, li vedi sempre lì che gira e rigira, cioè praticamente Dio non può dire bene niente di loro, perché alla fine è Dio quello che benedisce. Anche se il Signore si usa dei suoi strumenti, alla fine è Lui che dà la parola, e non c'è cosa che si muove se non è Dio che si muove. Certamente Dio si muove in accordo con la sua parola, ma anche con la Chiesa e i ministri. Ora noi vediamo che alla fine, che vediamo? Che Gesù che fa? A questo punto dà, come un maestro, dà il voto. A Marta la rimprovera. Dice: Marta, Marta. Noi sappiamo che quando Gesù ogni volta che ripete due cose, quando dice in verità io vi dico, quando Gesù parla così vuol dire attenzione a quello che sto dicendo, che qua non sono parole buttate al vento, qui ne vale di tutto. Perché quando diciamo di ascoltare la parola di Dio, quando diciamo di avere una vita che è spesa nel consiglio della parola di Dio, che è spesa nel ministerio che Dio ha dato, allora lì si acquista sapienza. Io tante volte vedo, anche quando si ministrano, persone che dopo anni, invece di mostrare sapienza, mostrano stoltezza nel loro parlare, per non dire anche brutta testimonianza, aprendosi anche su debolezze, cose che nemmeno dovrebbero dire. Io direi alle persone nuove, si scoprono dicendo: io ancora lo so, c'ho questa debolezza, e quindi fanno vergogna alla testimonianza. Le persone che sono nuove si scandalizzano e dicono: com'è possibile questo che 1, 2, 3, 4 anni ancora ha questi legami, ancora ha questi vizi, ancora ha questo modo di parlare? Certamente le persone ci rimangono. Allora io direi a quel punto, veramente poverini, al meglio che non ti ascoltano, o no? Allora ascoltiamo chi è saggio. E qua Dio ci tiene, e a Marta la rimprovera, dice: Marta, ma che stai dicendo? Il tuo parlare non è sano, tu stai dicendo cose che non hai niente a che fare, anche se sembra che pare che è la volontà di Dio quello che tu vorresti dire, ma non è volontà di Dio. Quindi stiamo attenti a quando parliamo, fratelli, che a volte diciamo delle mezze verità che sembrano la volontà di Dio, invece non lo sono, e invece di edificare che facciamo distruggiamo, invece di portare luce portiamo tenebre. Maria che ha fatto? La cosa migliore, come dico in tante volte, è meglio quando non sappiamo rispondere, è meglio che facciamo, e cioè la migliore risposta tante volte è il silenzio. Anche Gesù era una pecora, e lui durante la sofferenza, durante le situazioni difficili, che ha fatto? Non si è fatto prendere, come fanno o facciamo a volte noi, dalla critica, dal vedere gli altri che sbagliano quando noi non andiamo avanti. Invece di prendere la disciplina da parte di Dio, e forse di prendere un rimprovero, cominciamo a dire: no, la colpa, Signore, ce l'hanno gli altri, Maria, anzi Signore sei tu. Ce la prendiamo anche con lui addirittura, e ci permettiamo anche di parlare, come si dice, su vecchio in più. E questo quando succede? Quando facciamo un passo più di quanto dovremmo fare, non siamo calmi, tranquilli come era Maria, siamo frettolosi, vogliamo fare tutto, e poi tutto che raccogli? Niente. Si fa un passo alla volta. Chi non è fedele nelle piccole cose non sarà fedele nelle grandi. Se tu a una persona gli affidi una piccola cosa, che poi noi sappiamo che davanti a Dio non c'è niente di piccolo, quando parliamo di adorare Dio, pregare, cantare, suonare, qualunque cosa, leggere la Bibbia non sono piccole cose, ascoltare la parola di Dio non sono piccole cose, a volte vogliamo chissà che cosa. Noi abbiamo detto sempre: non c'è cosa più grande quella di ascoltare la parola di Dio, quella anche di pregare. L'altra volta parlavamo, non c'è preghiera potente di quella che non è fatta quando stiamo insieme. Io questo l'ho sempre insegnato, fratelli e sorelle, anche quando c'è la preghiera vera si fa a casa, non in chiesa. Noi in chiesa veniamo per manifestare i doni, i carismi e l'unzione che Dio ci ha dato, e possibilmente se preghiamo, io direi intercediamo, è qualcosa in cui abbiamo la risposta certa, perché prima abbiamo pregato. E quindi andiamo a un livello superiore, andiamo in intercessione. Ma noi, come dice, vogliamo fare tutto e niente.
Invece il Signore vuole che noi facciamo un passo alla volta. Maria imparò dalla sofferenza di lei da starsi in silenzio, l'ubbidienza. Io ho detto, fratelli, tanti si coprono il capo come segno di sottomissione al marito, come segno di riverenza all'autorità, perché la Bibbia questo insegna, ma pochi coprono la lingua. Il digiuno vuol dire, il digiuno che Dio approva, vuol dire coprire la bocca. Tanti parlano, ma pochi sono quelli che sanno stare in silenzio. E chi sa stare in silenzio è il primo passo da fare, perché chi non sa governare la propria lingua, fratelli, non è una persona affidabile a niente. Perché la Bibbia dice che chi non tiene a freno la propria lingua, e qui non parlo di un'occasione, fratelli, che tutti possiamo sbagliare, perché dice che chi non sbaglia è perfetto. Ma una persona che sbaglia sempre a parlare, soprattutto in più, è una persona che, dice la Bibbia, che non sa tenere nemmeno a controllo il suo corpo. E quindi cosa gli puoi dare? Piccole cose, Dio gli assegna grandi cose. Cosa ha fatto Maria poi in seguito? Non si accontentò, ancora di più, ha rotto l'olio davanti al Maestro, adorò. Non si è contenta più di ascoltarlo. Adesso ha detto più avanti, noi vedremo prima che Gesù morisse, adesso prese la dote, prese l'olio che rappresentava la dote, tutto quello che aveva, non gli spiccioli, no, una parte del tempo, offrì il meglio. E cosa è successo? Questo olio si è rotto, questa è adorazione, questa è preghiera. Vogliamo pregare? O vogliamo pregare con la bocca, o che sia la nostra vita uno stile di preghiera, che quando noi nemmeno parliamo, qualunque cosa ce l'abbiamo. E tu come mai? Io non ho pregato. E come mai? Perché la mia vita è una preghiera, per questo non mi manca nulla, e Dio mi esaudisce in tutto e non mi fa mancare di nulla, al punto che non ho motivo di essere ansioso, sono tranquillo, anche se a volte capita che mi faccio prendere, a volte capita che le cose potrebbero mancarmi, ma il Signore non mi dà nemmeno il tempo di respirare, perché Lui conosce il cuore di tutti. E se siamo sinceri con Dio, veramente mettiamo il nostro cuore al primo posto, non i servizi e tante altre cose che a volte ci facciamo perdere dalle faccende, come la Marta, sempre ansiosa, e ora facciamo questo, se no come fare? Anche per le cose di Dio è così, al Signore gli interessa. Signore, gli interessa. Gesù era disponibile a non mangiare. Guardate Maria, ma che mi conti a me di mangiare? Abbiamo il Maestro a casa, ma che mangiare? Io voglio stare ai suoi piedi. E Gesù sicuramente ha detto, anche io sono come te, io voglio stare anche vicino a te, amo stare vicino a te. E fratelli, quelli che ti amano, quelli che vogliono stare vicino a te, sono disposti a perdere tutto. Io dico anche l'abito, anche il ministero, anche la chiamata e tutte quelle cose che a volte vengono innalzate a posto di Dio, questa è idolatria. E molti li vedi sempre negli anni che vengono in chiesa, alleluia, gloria a Dio, e aspettano che una persona gli dà il posto qua o chissà quale altro posto per dare la loro vita, e poi si vedono sempre Gesù là. E tu, mi dispiace, hai sbagliato posto, hai sbagliato situazione, hai sbagliato scelta. Maria ha scelto la migliore parte, qual è? Quella di stare ai miei piedi ad ascoltare la mia parola. Molti non apprezzano la parola di Dio, la disprezzano, non hanno nemmeno 5 minuti dedicati alla parola, e se non ce la fai digiuna. Gesù digiunò e disse a Satana, sta scritto, l'uomo non vive solo pane. Quanto fratelli e sorelle cominciamo a mettere, io direi più che le cose giuste, ma le persone giuste, nel posto giusto, nella giusta posizione del nostro cuore, e gli permettiamo di avere autorità, perché fratelli è facile dire io amo Dio, Dio mi parla, Lui ha la sovranità per ogni cosa. Io credo, fratelli, che nella sottomissione e nell'umiltà, soprattutto nelle autorità, c'è potenza. Dio ogni volta che si è mosso sempre attraverso le autorità che Dio ha mandato. Certo, se una persona non ti riconosce, state certi, fratelli, che vi può chiamare maestro, signore, pastore, come volete, ma se non vi riconosce, non ve lo dice, ma lo dimostra attraverso delle attitudini che a volte tu non li vedi, perché sembrano, intanto sono qua, servono, li vedi là, cantano, suonano, a volte uno che può anche predicare, ma il cuore loro non è lì.
non è lì rotto come era Maria. E noi vogliamo avere questa sera questa attitudine di cuore, vogliamo imparare da Maria come esempio di questa donna. Gesù ha detto: questa parte non gli verrà tolta. Quello che ha fatto Marta, ha detto: quello che tu hai fatto non è servito a niente, quindi l'ha tolto, e non serve a niente, quindi non te ne do benedizione. Quello che ha fatto Maria è una parte, Gesù ha detto: questa parte non ti verrà tolta, che vuol dire quello che tu hai fatto verrà considerato da parte mia. E Gesù ha avuto l'approvazione, Maria ha avuto l'approvazione di Gesù. E fratelli e sorelle, ma sentire che Gesù ti dice: hai fatto bene, è come un padre quando ti dice: hai fatto bene, hai preso il mio consiglio, sei stato in silenzio, hai saputo qual era la cosa migliore. Infatti Maria, dopo che ascoltò, adorò dopo e diede tutto quello che aveva, tutto, ha rinunciato anche al matrimonio, perché lei, quando ha rotto quell'olio, noi sappiamo che secondo gli ebrei l'olio serviva per vendere e vendere dei soldi per comprare la dote. Lei disse: Signore, tu al primo posto, altro che moglie, marito, figli e lavoro, tu hai il primo posto su tutto e su tutti. Questi sono i veri adoratori, gli altri io li chiamerei falsi, perché uno o è vero o è falso. Certamente Dio ci dà il tempo della crescita, il tempo della maturità, ma se non cresciamo fede rimaniamo sempre allo stesso modo. Cosa ci sentiamo da parte di Dio? Bene fatto mio buono e fedele servo, entra nella gioia del tuo Signore. Se non siamo stati fedeli nelle piccole cose, che è quello di ascoltare Dio, la sua parola ogni giorno, di pregare, non sono cose diciamo da disprezzare, piccole quante possono essere, sono cose vitali che ci cambiano e trasformano la nostra vita, e anche ci permettono, fratelli, anche di essere esauditi in quello che abbiamo di necessità. Qualcuno mi ha detto: ma qual è il segreto per avere una vita benedetta da parte di Dio? Il segreto è la parola di Dio, ce l'ha insegnato, è quello di ubbidire alla sua volontà. Quindi prima di fare tante cose, fratelli, accertiamoci se quella è veramente la volontà di Dio, altrimenti stiamoci in silenzio e aspettiamo che Dio ci risponde, perché non è nel fare tante cose, Dio non sta cercando persone che fanno, Dio sta cercando persone che adorano, cioè che fanno quello che Lui dice, non quello che uno si sente o quello che uno pensa, ma quello che Lui dice. In questa sera, fratelli, cerchiamo attraverso la preghiera la sua volontà, e facciamo una decisione maggiore, quella di stare sempre di più ai suoi piedi, ad ascoltare la sua parola, quella di cercarlo nella nostra intimità, nella nostra casa, in preghiera, in modo tale che quando poi siamo insieme alla fratellanza, come questa sera, possiamo esprimere quello che Dio ha messo nel nostro cuore, senza criticare, senza accusare, usando la lingua come dice Dio, non come i cavalli che hanno bisogno delle come si chiamano quelli del cicci che si mettono nella bocca? Sono delle specie di metalli che li mettono qua per frenarli, per guidarli. Non facciamo come i cavalli che hanno bisogno di quello, ma facciamoci controllare dallo Spirito Santo, dalla parola di Dio, affinché Dio ci guida come strumenti suoi a fare quello che Lui dice, affinché gli altri vedano qual è la cosa migliore da fare. Amen. Ed è quella, prima di tutto, di stare ai piedi del Signore. Amen. Stare un giorno qui e mille altrove, voglio stare solo qui con te. Sei il mio Signore, voglio vedere te. Preferisco stare un giorno qui, mille altrove, voglio stare solo qui con te, tu sei il mio Signore, alleluia, voglio
Signore, la tua gloria.
Sarà benedetto da parte di Dio, ma chi li confessa e li abbandona prospererà in tutto quello che fa, in tutto. Vogliamo essere sinceri davanti a Dio, senza cera, non vogliamo nascondere le nostre debolezze, i nostri peccati, il nostro orgoglio, la nostra vanagloria, la nostra superbia, la nostra idolatria di aver messo forse tante cose al posto di Dio e Lui non avergli dato un posto nel nostro cuore, ma solo come un ospite l'abbiamo trattato. Dio non è un ospite, Dio deve essere il Signore della nostra vita, della nostra casa. Lui è il capo, è il compitore della nostra fede, e quando Lui lo è, noi riconosciamo le nostre debolezze a Dio, ecco che Dio ci farà prosperare. Vogliamo abbassarci questa sera davanti a Dio ed Egli ci innalzerà. Amen.